Allora ragazzi, visto che ce l'avete chiesto in molti, è sempre uno degli argomenti più apprezzati, vi facciamo vedere bene la zona in cui abitiamo. Allora, tipica zona residenziale giapponese, quindi con tante pianticine, con qualche localetto, in questo caso localetto mai aperto in 9 mesi, ma... Guardatelo bene, perché lui praticamente c'è ma non c'è. Ma Sì, dentro c'ha parcheggiato le vedi, il biciclette, signore ha zero. parcheggiato quando ha la macchinetta. Comunque, Le... cioè, è bellissimo che qui c'è questo posto che sarebbe un bar, non so se si vede, ma dentro c'ha moto, biciclette, Sì, 9 mesi non ha cose. mai aperto, solo moto e biciclette e ogni tanto luce accesa. Allora, poi, macchinetta, l'ennesima, la lavanderia che abbiamo sotto casa, lavanderia a gettoni, che qui in Giappone sono immancabili. Poi, Lui non fa questo. questo è il nostro palazzo, che è composto da zona delle lettere Dove e ho dove c'è guardato? Vigio, zona biciclette. Qui è il posto dove viene messa l'immondizia poi tutte le sere, perché c'è la Perché raccolta noi dopo differenziata. tanti mesi, tipo dopo 10 mesi, abbiamo scoperto che quella casa un po' là serve per mettere la cosa, tipo se tu domani mattina non puoi scendere a Mondezza, la metti oggi, però la metti nella casa, oppure qualcuno poi te la mette E noi non lo sapevamo lì. però. No. Bene ragazzi, allora siamo arrivati. Questa è la nostra casa, come potete vedere anche dai nomi. Quello è Io il... non ho citofonato per sbaglio con la Sì, spalla. quello è il citofono che lei non ha utilizzato per sbaglio con la spalla. E questa è la serratura di casa. Come lo vedete è molto 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 strana, anche perché la chiave è questa, che è una sorta di medaglietta quella dei militari, che ha un buco che tu inserisci, premi con forza e ruoti nella direzione più innaturale possibile, ovvero al contrario. Però, fatto questo, finalmente si può entrare dentro casa. Prego, egregio signore, ci mostri come funziona il Ma Genkan. certamente, allora il Genkan è quest'area nera in cui una volta entrate dentro casa ci si leva le scarpe, perché in Giappone non si entra con le scarpe. Infatti, ragazzi, a parte notare i meravigliosi calzini dello Skittles, mi raccomando, state attenti, in Giappone, anche se uscite per qualsiasi cosa, sempre calzini buoni, perché anche nei ristoranti può darsi che ve li fanno togliere. Grazie. No, i calzini, fanno togliere le scarpe, ovviamente, è solo che poi dopo c'è casino bucato. Allora, questa è la zona adibita alle scarpe. Noi abbiamo tutta la nostra bella collezione di One Piece, le mie scarpette di Sailor Moon. Come vedrete poi nel resto della casa, praticamente c'è più spazio per mettere le scarpe che per altro. Prendi i ciabattini, prendi i ciabattini. Ciabattielle e pronti. Se vi dicono narabete, significa mettete le scarpe, ecco, organizzate, mettete bene le scarpe, che poi in realtà non vanno messe in modo che guardano verso fuori. Oddio, sì che ansia. Ecco, vanno messe così perché così dopo, quando ve ne dovete andare, fate presto. Ok, adesso vi mostriamo il nostro meraviglioso bagno, che come potete vedere è tutto qui. Ta-da! Cioè, praticamente è claustrofobico, voi quando dovete andare in bagno, questo è quello che vedete davanti ai vostri occhi, perché, cioè, se siete claustrofobici, eccetera, eccetera, mi dispiace per voi. Mi raccomando, ragazzi, se venite in Giappone per un lungo periodo, portatevi i fazzoletti, perché qui c'hanno tipo i velo, che manco sfogliavelo di Giovanni Rana, Mezzo velo. mezzo velo. E qui c'è il nostro fantastico Gutetama, perché al bagno giustamente l'uovo Lazy ci sta. E nelle tazze giapponesi solitamente c'è questa bellissima cosa. Voi direte che cos'è? Esattamente quello che pensate, ovvero un rubinetto. Perché quando tirate lo sciacquone, così vi sciacquate le mani. Ha la doppia funzione: voi vi sciacquate le mani, ma intanto vi ricarica la tazza, La cassetta. la cassetta. Poi noi abbiamo scelto di avere una casa con il bagno, questo qui. Il washlet, non lo chiamate bagno alla giapponese perché quella è una specie di turca. E praticamente c'è lo stop dei due getti d'acqua, quello per il sederino e quello per le signorine. Come vedete, c'è proprio il disegno della signorina. Quanto è forte il getto? Debole o forte? A noi ci piace forte. E poi altre varie funzioni, tipo scaldare la tavoletta o cose del genere.
la tavoletta scaldata è la cosa più bella del mondo, raga. Poi magari faremo un video su proprio i bagni, tipo delle stazioni. Lui intanto ancora butta acqua, perché tante volte è difficile trovare il flush. Il flush, il senti flush. Che inglese, perché non è sempre così. Sì, allora, tante volte, è, sì, questo qui è facile, tiri la levetta e è fatto. Invece tante volte è tipo, metti la mano così, fai il movimento così, cioè sono tutte cose strane. Allora, ci mostri poi il seguito, gentilmente. Assolutamente. Allora, come avete capito, la tazza e il resto del bagno sono divisi. Qui entriamo nella zona lavatrice e doccia. Allora, mostriamo la lavatrice. Allora, lì abbiamo tutte le cose, tipo, ecco, lei va lavata, quindi questa è la zona lavanderia, lì ci sono le varie tinte, cose. Questa è la lavatrice, questo è il nostro bellissimo... Oh, ciao Luffy, guarda Luffy che ci saluta. Pure qui, come vedete, spazi molto piccoli. E poi la fantastica doccia, che ha una doppia funzione. Sì, esatto, voi vedete perché questi hanno messo i panni là dentro, perché semplicemente la doccia, come tutte le cose in Giappone, ha 780 miliardi di tasti, tra cui tipo asciugatura e tutte queste cose qua. Non si riscalda, però c'è praticamente quel bel bocchettone lì che serve per i panni, quindi voi mettete i panni e potete mettere che asciuga, tipo, che ne so, 2 ore, 3 ore, quante ore ci stanno? Ci stanno un boato di ore, anche 24 ore. E quindi è comodo, perché alla fine, ecco, poi mette asciuga i panni qua, anche visto che lo spazio, voi vedrete, non un'altra è che tanto. Un'altra cosa comoda, soprattutto per le signorine, è che c'è lo specchio. Ciao! Bene, egregio, ci mostri gentilmente il resto della casa? Ma certamente, venite con me. Si accende e si entra nel regno. Ah, intanto, questo è il nostro fantastico armadio, apra un'anta così ci rendono conto. Ci rendono conto. Apri un'anta così si capisce quanto è grande. Allora, praticamente questo è tutto lo spazio per poter... Ciao! Per poter tenere i vestiti. Sì, metà mio e metà suo, ovviamente. Ovvio, perché non... c'è solo un armadio in casa, raga, ma adesso capirete perché. Poi vabbè, come potete notare, c'è praticamente il lavandino direttamente in casa, diciamo così. E vabbè, qui è la pseudo scrivania, se la vogliamo definire così. Questa è la zona dove attualmente noi stiamo facendo le live. Come potete vedere, non c'è niente, è praticamente il mobiletto e il pavimento. Siediti così, sì, fagli vedere come te metti. Che noi poi... siamo seduti a terra con un grande cuscino e questa è la mia posizione live. Quindi noi, ragazzi, quando facciamo le live ci mettiamo così, quindi se voi vedete la luce che sfarfalla e tutte le cose, è perché fondamentalmente quando facciamo noi le live è sera e quindi cioè, è buio, molto più buio di adesso, e accendiamo la lucina lì sopra, ma non è che aiuta moltissimo. No. Allora, comunque vabbè, questa è tutta la zona pseudo secondo bagno. Questo è il nostro bellissimo quadretto di One Piece. Quello è il nostro fantastico adattatore. Ricordatevi che se dovete venire in Giappone, adattatore. Questo è il mio tesserino del lavoro. E questa sono io, meravigliosa. Addirittura, ma accidenti, direi. Allora facciamo vedere il nostro altarino. Oh, allora ragazzi, guardate questo. A parte che c'è ancora un po' di confusione perché lo abbiamo appena preso. Ringraziati tutti il signor Katz. Grazie Katz 92. Allora, qui come potete vedere ci sono i nostri, c'è il nostro altarino che ha una forma fallica, non sembrava prima, però adesso con l'obiettivo effettivamente sembra. E a caso c'è Poppy? Ah sì, no, oddio, ma poi guarda come l'abbiamo messo. No, vabbè, Selene sarà molto felice di questo. Allora, questi sono i nostri darumini, perché praticamente a Capodanno si compra il... l'omamori nuovo, non so come si chiama in italiano, e ancora non ancora non abbiamo scelto il desiderio per l'anno e quindi ancora non abbiamo disegnato l'occhio. Mi raccomando, l'occhio sinistro. Se si realizza il desiderio, destro. Poi vabbè, c'è il fantastico Popsy e altre cosine così. Questi li ho fatti io in live. Se non ve lo ricordate, andate a vedere la live, maledetti.
Maledetti soprattutto. Allora, poi vabbè, qui Aspetta. questo. Allora, a parte Rufy, che ciao Rufy, ti la salutiamo come sempre. Questo è il tavolino dove facevamo le live prima. Prego, signore, si accomodi. E dove ceniamo? Dove ceniamo, dove studiamo, dove facciamo tutto? Faccia vedere, questo è ancora più basso rispetto a Quindi quell'altro. queste, allora, le posizioni Allora, per aspetta, perché io sto a spalle a muro, quindi praticamente ti taglio la testa. Ecco, la cena. Allora, le prego. posizioni per la cena sono due, o codesta oppure codesta. Devi decidere soltanto quale è meno scomoda in quel momento e dipende anche dai dolori della schiena. Quindi questo è come studiamo Come vedete, barra mangiamo. quello rimane sempre il letto, che poi io vorrei farvi notare che, cioè, se questa cosa si può definire letto, cioè io sotto mi sono messa il tappetino della palestra perché, cioè, ragazzi, poi dici le dimensioni contano, in questo caso sì. In questo caso anche 1 centimetro fa la differenza. Ok, continuiamo le nostre valigie da barboni. Ah, sì, volevo far notare questo. Questa è la scopa, ragazzi. Ah, Cioè, sì, per aspetta. favore, prendila, signor Valletto. Allora, Faccia. Aspetta, che. uno deve utilizzare la scopa. Tu dici di solito in Italia fai così. No, qui non puoi perché questa è la scopa. Cioè, questa, quindi, cioè, tu già stai chinato per fissare la scopa, perché devi essere tu. Ma hai Ho capito perché stanno tutti piegati in due con la gobba? capito perché ho sempre mal di schiena. E Allora, quindi. poi ragazzi, in Giappone lo stendino, cioè lo Ah, sì. stendino, s'appende lì sopra. Quindi c'è questo bellissimo coso in cui tu appendi lo stendino. Cioè, noi siamo fortunati, cioè abbiamo l'aria condizionata, ma in realtà è perché in Giappone non esiste il termosifone, c'è solo quello per l'aria calda o fredda. E quindi niente, voi appendete a sto coso lo stendino e stendete i panni. Bellissimo. Questa è. Salutate Midori, che è la nostra. Oh, non si vede il viso perché sta contro luce. Oh, la nostra bambola. Oddio. Esatto. Come si chiamava Tori Tori? Non mi ricordo il nome adesso. Tera Tera. Comunque, queste qui Terra è. romano. Inquadra bene il mio bellissimo Trafalgar. Ah, che bello che Tiè, Trafalino. è. Poi vabbè. In Giappone quasi tutte le città importanti hanno le bottiglie della Coca-Cola personalizzate, tipo questa è Yokohama, questa dove era? Kamakura, hai detto? Kamakura, Kamakura. Ok, ne abbiamo prese solo due, regà, ma perché c'avevamo sete in realtà, e poi perché come avete notato non c'è posto per poterle mettere, perché ce ne sta veramente una per ogni città. Sono Sì, belle, perché sono belle, sono di latta, però servirebbe più spazio che casa. la cosa più importante della casa, la cucina. Ole, tia. Che bello, ti faccio io da valletta adesso. Ah, intanto voglio ringraziare espressamente Ellie per l'aspirapolvere perché è stata la cosa più preziosa che mi poteva essere arrivata perché è indispensabile nel tutto il setup. La salvezza vera. E poi vi faccio notare il nostro bellissimo frigorifero, cioè lo rimetto vicino così poi. Questo è il Aspetta mio. che sto attaccato al muro. Ecco, adesso riesco pseudo a farlo vedere, ma. Allora, quella è la scopa elettrica. Questa è Biggio, se ci fate caso, la parte del frigo gli arriva alla vita. Quindi, niente, siamo così. Che devi fare? Poi ci abbiamo. Abbiamo il nostro bellissimo fornello a induzione e varie protezioni perché, raga, qui se rovinate qualcosa vi fanno ripagare tutto. Quindi abbiamo messo varie protezioni in modo che non si rovinano le cose. E poi, vabbè, come vedete, lo spazio è questo. Il problema qual è? Che c'è la raccolta differenziata, quindi fondamentalmente, cioè, tu apri e ci stanno i cestini. Abbiamo l'umido, Sì, la quindi. plastica e poi di qua c'è la carta. Sì, quindi il poco spazio che c'è in realtà No, non c'è. notare che noi siamo ricchi e quindi abbiamo due mele. Due, certo, non tre perché. No, non è fattibile. Abbiamo due mele e l'olio. Che abbiamo trovato Costa d'Oro, comunque italiano almeno. Quindi niente, questa è. Ah, inquadra il regalino di mamma. Ah, è vero, è vero, è vero, i nostri amichetti. Abbiamo i nostri bellissimi amichetti, ringraziamo per questi la mia mammina. L'unica cosa natalizia che abbiamo perché, ripeto, non c'è posto. Manco, forse lo potevamo mettere sulla cappa un alberello piccolino come. Non Dice sono no, eh? convinto, non sono convinto. E niente, questa è casa. Come vedete, lì c'è la porta d'ingresso. E questo è. Oh, vuoi mettere?
carità, cioè 28 metri quadri è una reggia se parli con i ginocchi, quindi. Bene, saluta ragazzuola. Ciao belli. Che non mi fa qua.